trovati. Non so se avete sentito bene, perché c'è stato un momento che è andato al picco il microfono, perché di tanto in tanto il mio PC è carino così. Spero che non vi sia scoppiato il cervello. Sono stata attenta alla barra. Speriamo di no. Buonasera a tutti. Ci siamo su Octopath Traveler. L'ultrasuono si è sentito, immaginavo, perché ho visto appena ho proprio staccato la cosa è schizzato in alto. Vi chiedo scusa, purtroppo i mezzi sono quelli che sono. Miglioreranno, perché sicuramente miglioreranno, però attualmente i mezzi sono quelli che sono. Buonasera Xanx, ben trovato, se non te l'ho già detto. Allora, siamo su Octopath Traveler, intanto facciamo un bel continua. Dovevamo continuare con Tress, io l'ho fatto allenare fino a livello 11 o 12, non mi ricordo, mi pare 12 perché è il minimo richiesto per il suo capitolo in questo momento. Allora lo controlliamo, comunque siamo insieme, quindi li ricontrolliamo. Esattamente, fino a livello 12, come vedete. Allora, noi oggi continueremo Tressa, finiremo il primo capitolo di Tressa e ci avvieremo verso l'ultimo, che è Cyrus. Non so se cominciamo immediatamente il capitolo di Cyrus, questo dipende da quanto tempo ci perdiamo e soprattutto da, purtroppo, la mia testa. Ho capito perché ho ripetuto di mal di testa, la vista, mi sono andata a fare una visita oculistica e mi dovrò cambiare gli occhiali, quindi capisco benissimo il perché io ripetutamente mal di testa con nausea. Yeah! Allora, frase di invito, sì, ultrasuono infernale che fa esplodere le venti. Esatto, sì, è stato un momento di defiance. Io vi chiedo veramente scusa. Chiederò scusa anche a chi poi la recupererà questa sul tubo. Non vi preoccupate. Anche tu li hai cambiati recentemente, ecco, io sto soffrendo da un mesetto a questa parte di mal di testa, soprattutto sopra l'occhio sinistro, che è quello che è un po' mi sta dando da pensare, però sembra che sia migliorata la vista, per questo li devo cambiare, non è peggiorata, quindi tanto di guadagnato, mi sono prenotata i nuovi occhiali. Detto questo, ciancio alle bande e bando alle ciance, facciamo un po' una summa delle abilità. Allora, la nostra artista può imparare l'unica abilità che è la gloria del pavone. Per tre turni le abilità bersaglio singolo di un alleato colpiranno tutti i nemici. Madonna, non influisce sulle altre abilità. Anche lui può imparare colpo di incrocio. Ok. Nel frattempo la... Va bene, appena si scarica questo c'è l'altro Joy-Con pronto, ragazzi, non vi preoccupate. Abilità divina, sferra un poderoso attacco con la spada contro un nemico, va bene. 500, allora, amputazione, infligge danni elevati ad un nemico con l'ascia, infligge veleno a un nemico per due turni, infondi vita, rianima un alleato, sì, facciamo infondi vita. E poi possiamo fare... avvelenamento, che stronza come cosa. Perfetto. Scusate un attimo perché anche Leila si mette di mezzo. Leila, devi scendere da sopra. Da sopra non ci sei. Vediamo se oggi una live la posso fare tranquilla. Se è forte. A te è peggiorata. Mi dispiace questo. Questi occhiali correttivi mi sta migliorando, specialmente in quella dell'occhio sinistro. Sta migliorando tanto. Quella dell'occhio destro non tanto, ma ne ho poco lì. Allora, Tressa può ripristina PP e PA del personaggio curando nelle alterazioni di stato. Cacchio! Agli 6 curenti, infligge danni di vento a tutti i nemici, dona PP, fornisce un PP a un alleato, passo laterale, schiva un attacco fisico con il 100% di passibilità di successo, supporto, schiera mercenari, spendendo, oddio, spendendo soldi, schiera mercenari, Ninno ti prendi la guaglia, grazie.
Vi saluta anche lei, là. Potrebbe essere simpatica questa. Equipaggio, supporto. Allora, tu hai imparato Beast. Una volta per battaglia, se il personaggio viene messo fuori combattimento, si riprende con il 20% dei PV massimi. Ma che figata! È un raid praticamente. Potere supremo, incrementa. Oh! Cioè, capite perché io Olberic non lo voglio togliere per niente al mondo? Vedete quel numero? 9999999999. 99. Allora, fornisce 500 PV massimi, ok, e poi resiste alle personaggi a meno probabilità di subire veleno, sonno, confusione, cecità, silenzio, terrore e di perdere i sensi. Boia, Alfin. Buonasera a tutti, ciao Vale, ben trovato. Ma è praticamente l'arma dei 7 assi di Final Fantasy X, esatto. Oggetti infiniti fornisce opzioni in una modalità del ciclo che non funziona un oggetto utilizzato. Va bene. L'ok. Il mic? In che senso il mic, Vale? Che è successo? Che è successo, ragazzi? Non sto capendo. Poi io vedo tutto quanto tranquillo. Mi sentite meglio adesso? Riuscite a sentirmi bene? Riuscite a sentirmi, ragazzi? Ragazzi, riuscite a sentirmi? Datemi un feedback! Molto meglio. Speriamo che tenga. Ragazzi, purtroppo oggi è la giornata del microfono che non va, della gatta che sale sopra le cose che non deve salire. Oggi è giornata questa. Perfetto, cominciamo con Tressa, che è meglio. Eravamo rimasti qui, quindi andiamo. In gamba, marinaio. Di nuovo tu? Sei in cerca di rogne, monella? No signore, sono venuta a porgervi le scuse a nome della città. Avremmo dovuto intuire che non nutriamo alcuna speranza contro voi filibustieri. Questo è per voi, spero possiate perdonarci. Vino! I comandanti ne hanno qua. Giornata di poteri forti, sì. In alto i calici. Ha ha ha! Quei terricoli non hanno neppure provato a combattere. Secondo me non ne sono in grado. Sulle loro foglie di città non deve aver visto molti pirati. Giorno 345, ancora nessun Nicaro. Siamo con lei, Ivano, un abbraccio maschio. Forte si rossa e debole a bozza. Così gira il mondo. Parole sante, gentilmente offerte dal capitano Leon Bastral, il flagello dei mari. Di occupare tutto il suo posto. Thank you.
Prova. Fatemi sapere. Datemi un ok se è ok. Ok, si sente. Bene. Parole sante, gentilmente offerte dal capitano Leon Bastralle, che le bralle me le sta facendo venire a me, il flagello dei mari. Vero, è stato saggio seguire il suo esempio, senza mai voltarci indietro. Nulla li rende lieti come arraffare qualsiasi bottino si desideri. Capitano, capitano! Te l'avevo detto, il mondo è troppo piccolo per due capitani. Vero, per questo tu sei solo il primo ufficiale. Scordiamoci i rancori, capitani. Abbiamo altro vino. Hai detto vero? È passata di qui la bamboccia a porgere le scuse a nome della città. Quei terricoli imparano in fretta, oppure sono troppo codardi per alzare la testa. Har har. Un brindisi ai terricoli. A quei pavidi stoccafissi di Cresponda. Salute, compari! Salute, compari! Campai! Dormite adesso, va? Direi che è il momento. D'accordo, andiamo. Let's go! Tressa ha notato 410 cose abbandonate e si piglia praticamente, a quanto ho capito. Sono andata troppo veloce. Guarda come dormono. È stato semplice. Ah, così impareranno a sottovalutarmi. Vale, dietro tutto questo c'è la creatura. Non parlano loro, ok. Allora, qua c'è un oggetto. 1.000 soldi. Ok, ci sono anche nemici qui dentro. Allora, se devo essere sincera comunque, nella sincerità più assoluta, la canzone di battaglia, forse perché sono più abituata a questa, mi piace più questa di Octopath Traveler 1 rispetto a quella di Octopath Traveler 2. Vai Olberich, che dobbiamo superare il limite di over 9000 noi. Cacate coi. Quello non si fa niente, vabbè. Cacate coi. Vai, che so. Ancora vivo è il pipistrellino. Wow, bravo. Complimenti. Madonna mia. Ok, uno è crepato. Ciao. Approvato il 2, Simo? Sì, l'ho provato. Ho fatto il primo capitolo del mio pupillo, del mio corazon, che è Ikari, che sarà la mia prima choice. Ed ero indecisa in realtà se cominciarlo una volta finito Fire Emblem Engage, sono quasi alla fine, o se tenermelo poi per un'altra volta in realtà.
È difficile scegliere, francamente. Sto cercando di capire come devo scendere. Da che parte devo andarci? Forse da questa parte, ok. Il samurai, sì, no, non è esattamente un samurai, però sì, il milite, ragazzi. Quello che dovrebbe essere Olberic in quel gioco. Devo dire, ragazzi, che ripeto, ci avevo pensato in realtà a cominciarlo, solo che il problema è che non vorrei che già giocandolo qui mi possa io magari stufare facilmente della situazione. Però mi hanno detto: Timo, vai tranquilla perché tanto non ti stufi, perché tanto questo lo giochi solo il sabato. Quindi non lo so, vedremo. Non è debole a niente praticamente. Va bene. Ok, ho trovato una debolezza, già è tanto. Bene. Quindi non lo so se lo comincerò subito dopo Fire Emblem Engage. Semplicemente perché, ragazzi, avevo voglia non soltanto di cambiare tipo di gioco, ma avevo sincera voglia e ho sincera voglia di cominciare cosa? Zelda Skyward Sword. Prima che esca il Breath of the Wild 2, il Tears of the Kingdom of the Kingdom. Quindi non lo so, vedremo. Questo via. Ixe. Allora. Bene. Tre sono. Bene. Va bene, siete bravi, ok? Bene. I serpenti sono deboli a nulla. Sono deboli a nulla, sti serpenti. Volevi, serpente, volevi. Desideravi. Ok, Olberic mi supera il livello. Ragazzi, fate la danza del catto. Quando c'è questo gioco dovete fare la danza del catto. Prugnola spirituale. Allora. Ok, non gli ho fatto tantissimo, però. Bene. Non è morto, fantastico. Proiettile congelante. Va bene. A Prim non gli dovete cagà quello che dico io. Questo è il ballo della mia educata. Sta facendo la danza del catto nel frattempo. Xanx in chat per farci trovare i catti. Allora, andiamo da questa parte perché c'era un tesoro da questa parte. A parte qua sotto c'è un tesoro, ma qua ce n'era un altro. Esatto. Pamparam. Dai, eh. Oderokashi.
Dai, allora tu te ne vai. Dove devi andare? Dove devi andare? Bene. Va, quanto è incazzata Primrose. Cattiva. Pietranima del tuono, ok. C'è quest'altro oggettuzzo che ora vediamo, penso che si prenda da qua. Tu vendi qualcosa, se hai bisogno di qualcosa, acquista. In realtà no, in realtà no. Mi sa che ci devo andare da qua sotto. Ok. Allora, visto che ci hanno colpito, non ha senso fare adesso quello che stavo facendo un prim, quindi recuperiamo un po' di PA. Vai, pipistrello, va. Ok. Orra, orra, orra. Ah, sei debole alla lancia. Perfetto, buona a sapersi adesso. Benissimo, Tressa che mi supera il livello. Ok. Una confettura rinfrescante, ragazzi, abbiamo ottenuto. Ok. Dunque. Olveric, vai. Fuori uno. Bene. Benissimo. No, cacchio, dovevi attaccare prima tu. Speravo nel totale dominio, ma non è stato possibile perché ha attaccato dopo Tressa. Vabbè, erba pisolina. Tiriamo un salvega. Yes, ok. Spero siete sognando ricchezze sconfinate. Perché vi risveglierete al verde. Ops. Ehi, cosa ci fai tu qui? Io? Beh, sono tornata per riprendere il barile. Tolgo il disturbo. Oh, molto gentile da parte tua. Mac, pigrone che non sei altro, tirati su, c'è un'intrusa. Cosa? Oh oh. Ehi, ma io ti conosco, sei la mocciosa del villaggio. Ah, ora ricordo.
Sei venuta a sgraffignarci il bottino durante il sonno, eh? Non ti sfugge nulla. Sì. Hai fegato, bambola, ma il coraggio da solo non basta. Non abbiamo nessuna pietà per chi tenta di rubare il nostro meritato bottino. Giotto. Meritato? È merce che avete rubato. Proprio così. E questo la rende nostra. Non avete la minima idea di cosa significa guadagnarsi qualcosa. Non potete capire l'amore e la cura profusi nella realizzazione di quei prodotti. I sacrifici compiuti da quella gente per guadagnarsi la soddisfazione dei loro clienti. Ed è compito dei mercanti come me assicurarsi che simili articoli giungano a chi è in grado di apprezzarli. Quindi sul mio onore di mercante sono pronta a tutto pur di riavere quelle mercanzie. Finirai in pasti residuali, monella. Non avremo alcuna pietà, il mondo è un posto orribile e ora te lo dimostreremo. Sono Big The Wedge praticamente. Allora. Dunque. Cominciamo. Bene. Quindi non è debole la spada e nemmeno lui. Debole alla cosa, va bene. Debole anche a questo, fantastico. Scopriamo intanto le debolezze. Non è debole nemmeno al coso, va bene. Abilità artista, andiamo di Valz di Ode Notturna. Non si fanno niente, va bene. Ok. Perfetto, cominciamo con questo. Lui non si fa un cacchio. Va bene. No, aspettate. Lei deve cercare di arrivarci con un bel potenziale al coso. All'Ode Notturna. Va bene. Mo. Big damaggio. Perfetto. Va bene. Per il momento lo possiamo fare. Ok. Va bene. Il mio compare mi copre le spalle. Ah, ok, si indirizza su di lui. Si fa un cacchio, vabbè. Paragli questo, stronzo. Bene. No, chi mi accompagna è tornato da dove veniva, no. È sbagliato. Oh, merda. Andiamo soldati, va. Carina questa cosa, molto carina. Non lesiniamo ovviamente nel coso. Non ha debolezze sto coso praticamente, mi stai dicendo. Ah, ok. L'arco gli fa male. Non gli fa niente questo, va bene. Abilità speciale. Avvelenamento. Oh, come godo.
Merda. Abilità speciale primo soccorso. Big seguaggio del discount, esatto. Bene. Ok. Dai che gli mancano solamente due. Te continua con l'ode notturna. Così comincia a spargere danni. Il compare gli copre le spalle, va bene, niente problema. Vuoi coprire le spalle al compare? Io te le faccio coprire le spalle al compare. Ah, ora gli si copre lui le spalle, va bene, va. Siamo così, va. Ciao amico. Ok. Finirà in pasta gli squali. Certamente. Certamente. Certamente, amico mio. Ok, il vento gli fa male. Il vento gli fa molto male. E cacate coi, allora aspetta. No, io a te ti voglio far fare avvelenamento. Bene. Mamma mia, quanto è forte Prim! Alla carica, raga! È forte Prim! Ora consegnatemi la merce. Sei sfuggente come un'anguilla, ma siamo solo all'inizio. Ciurma! Sei stata una locca a sfidarci da sola. A questo mondo il forte si ingozza e il debole abbozza. Impara a stare al tuo posto, pisci da vermiciattola. Quanto sei figo, lo sapevo che tu eri un figo, ma si vedeva, si capiva. Ora avete superato il segno. Chi si accanisce sui deboli e indifesi non ha diritto di pontificare su come gira il mondo. Che mi venga un colpo se non è il furfante smidollato dell'altra volta. Non sarà uno in più a fare la differenza. Prendetelo. Nandato?
Che scuffia, ma che diamine sei? Oia, oia. Un pirata degno di tal nome avrebbe già dovuto capirlo. Nani? La lancia blu. Fulminea e letale come una vipera. Possibile che tu sia... Non ve lo leggo. Ho trovato una pecorella goth. Allora, se era la pecorella quella bianca col viso nero, ti avrei detto prendila. Però se non è quella, vai avanti e cerca. Il capitano Leon Bastralle? Cosa? Capitano, lei è sul serio quel Leon Bastralle? Sì, in persona. Sebbene abbia smesso i panni del pirata, ora comando un umile mercantile. Yes. Accettate un consiglio da un vero lupo di mare, ragazzi. I Sa, morti hanno l'acqua in kakugo shina. bocca. Io non mi sento ancora pronto per tirare le cuoia. A tutta dritta, ciurma, o questo ci mette in salamoia. In spirale. Yare, Sono più lesti di gambe che di cervello. yare. Capitano? Giorgia. Chiamami Leon, ragazza. Beh, lo chiamiamo in lingua giapponese. Signor Leon, grazie di avermi salvato. Credo che i nobili gesti vadano premiati. Beh, hai recuperato la refustiva? Sì, non resta che restituirla. Eccellente, ora puoi tornare a casa. La tua reputazione di mercante ne trarrà beneficio. Io devo andare al porto, è tempo di salpare. Di già in partenza. Ah. L'oceano mi chiama, ragazza, ma prima. Perché non mi raggiungi al vascello? Che aspetti, ragazza? È che mi aveva detto che solo le persone di fiducia possono salire a bordo, quindi muoviti a salire. Giorgia. Hai dimostrato estremo coraggio affrontando quei pirati, e una simile impresa merita un premio. Un premio? So da na. Ho raccolto un'infinità di tesori ai quattro angoli del globo. Tesori che custodisco gelosamente. Puoi prendere quello che preferisci. Davvero? Non potrei mai sottrarle qualcosa di tanto prezioso. Non preoccuparti, ragazza, insisto. A meno che i tesori non ti interessino. Se la mette in questi termini non posso rifiutare. Ah, così mi piace. Ho sempre pensato che il mondo riservasse un'infinità di tesori. Ma non credevo che avrei ammirato simili meraviglie. Un autentico capolavoro. Ottima scelta, cosa ti colpisce di quel dipinto, ragazzo? In realtà non saprei. Di tutti i suoi incredibili tesori, questo in particolare sembra volermi dire qualcosa. È come se riuscissi a intravederne l'anima. Percepisco ciò che ha vissuto, le sue esperienze di vita. So da na.
Si intitola Amore indimenticato ed è opera di Bastian, celebre pittore di una terra occidentale. Nutriva uno smisurato amore per le donne, al punto che si sposò 4 volte. Eppure, non riuscì mai a dimenticare il primo amore, che scomparve tragicamente quando erano entrambi ragazzini di soli 13 anni. Dedicò una vita intera a ritrarla in età adulta, nel fiore della bellezza che sapeva avrebbe raggiunto, lavorando al dipinto fino al termine della carriera. Oggi è considerata una delle maggiori opere d'arte del mondo. Wow, non ne sapevo nulla! Signor Leon, le spiace se continuo a guardarmi intorno? Fai come se fossi a casa, ragazza. Quella fanciulla è una commerciante nata, glielo leggo negli occhi. Non sapeva nulla di Bastian, eppure accolta all'istante il valore artistico del dipinto. Pensavo di essere finito in una sonnecchiante cittadina di mare, ma questa ragazza è uno scintillante gioiello nascosto tra gli scogli. Ha detto qualcosa? Scelgo questo. Posso prenderlo, signor Leon? Vediamo. Dubito che questo vecchio cimelio possa valere qualcosa. Mi fu lasciato da un tizio che caricai a bordo quando ero un pirata. Devo aver dimenticato di gettarlo via ed è finito qui in mezzo. Jojo, ti consiglio di scegliere altro, ragazza. No, voglio questo. Non so come spiegarlo, ma sento che mi sta chiamando. Ah, è così? In tal caso consideralo tuo. Grazie, signor Leon. Addio, ragazza. Forse verrà il giorno in cui ci incontreremo. Vabbè. Ha parlato, ok. Addio, ragazza. Forse verrà il giorno in cui ci incontreremo da rivali. Ma non sarò sconfitto. Lo giuro sul mio onore di mercante. Per Vink è molto carina, Vale, però insistici. Insisti. Ikari wo agero! Shukkou da! Atashi no me ni wa miete no. Kono shiki ni wa unmei o kaeru nanika ga aru tte. Ok, Tress ha notato 420 dollari abbandonati, vabbè. Gente che lascia soldi in giro, così. For the lulz. Tiriamo una salvatina. Bene. Yeah. Che sponda non sarà il principale porto del reame. Beh, la vita è piena di vita. Va bene, ok. Questi che parlano ci parliamo. Mercante che non parla, manco per scherzo. Vabbè, entriamo. Quel libro conteneva le memorie di un viaggiatore che si era spinto fino ai confini del regno. Tressa si immerse nella lettura per ore, rapita dai racconti delle sue avventure. さあ、海の向こうへこぎ出そう。 大いなる世界がそこに待っている。
決めた。 私、旅に出るわ。 行商人として世界を旅することにしたわ。 あらあら、何を言い出すのかしら。 ダメだダメだ、旅なんてまだ早すぎる。 商人たるもの、仕入れに2年、店先に3年、 あと5年は修行を積んでだな。 ううん、もう決めたの。 私、世界を見て回って一人前になってくるわ。 Cambiato idea molto rapidamente il padre. Ciotto, anata! Itsuka konaru ki wa shiteita yo. Ore no musume dakara na. Shounin taru mono. E segui il tuo kokoro, ti dice il padre. Doka seika no michibiki o kono ko o mamori kudasai. Ki o tsukeru no yo Toresa. Shikkari ne. ありがとう、お父さん、お母さん。わがまま言ってごめんなさい。でもきっと大きくなって帰ってくるから。そうでないと困る。なんたってうちの看板娘だ。 Esci dal villaggio in direzione est, seguiamo questa... L'autore di questo diario ne ha scritto solo metà. Le restanti pagine sono ancora bianche. Riprenderò dal punto in cui è interrotto. Annoterò ogni minimo dettaglio, non mi lascerò sfuggire nulla. A partire dal prossimo capitolo, questa sarà la mia storia. Artiglio, amore mio. Ma poi. Viaggerò in lungo e in largo, riempendo con le mie avventure fino all'ultima pagina. これが私の旅立ちでした。一人前の商人になるための大いなる旅。名無しの旅人さんの足跡を追いかけて。Bene. E abbiamo fatto la nostra carissima piccola amica. Per il momento ce la portiamo,
perché se noi torniamo dentro a Kesponda e andiamo dall'oste, parlando con l'oste possiamo vedere i livelli degli altri. Ora io mi ricordo che mi pare che vabbè, a parte le cose secondarie, perché non riesce a capire, più e più volte un certo pretendente ha chiesto la mia mano e davanti al mio rifiuto è sempre tornato a casa in lacrime. Chi mai vorrebbe sposare un uomo così fragile? Io aspiro a un marito che sappia sopportare gli insuccessi e le delusioni. Sì, ma amica, stai tranquilla. Cioè, stai sempre molto calma. Allora, non mi ricordo... Non è alla locanda. Io. Sai, ci sarebbe questo mio amico, si chiama Le Man. Sogna sempre leggendarie avventure, ma in realtà è un incapace senza speranza. Andiamo a prendere quell'altra missione secondaria. Yeah. Mi chiamo Le Man, sono un impavido avventuriero. Sto per imbarcarmi in un viaggio straordinario, salvinci di avventura senza eguali. Riesci a sentirlo anche tu? Le terre ignote invocano il mio nome. Eppure, strano ma vero, il mio equipaggiamento attuale sembrerebbe inadeguato all'impresa. Saresti così gentile da assistere un impavido avventuriero nella preparazione del suo storico viaggio? E quindi? Poi li faremo queste, eh? Intanto andiamo. Allora, momentaneamente non li possiamo cambiare. Comunque sia, facciamo allenare un altro pochino Tressa, che è quella messa peggio. Tra le altre cose, se andiamo nella mappa del mondo, ovviamente Cyrus è livello 12, quindi ci calza a pennello perché siamo tutti a livello 12, tranne ovviamente Cyrus. E Cyrus ora ce lo sistemiamo. Allora, let's go. Andiamo qua sopra. Invocate, fate la danza del catto, ragazzi. Danza del catto. Vai. Va bene, e uno è andato. Bene. Mamma mia, quanto è forte quell'Olberic. Armale. Ok. Allora, tecnicamente sto andando nella parte giusta, tecnicamente. Sì, perché Cyrus è più a nord, va bene. Cyrus è più a nord. Però prima di andare più a nord, dobbiamo controllare tutto bene, perché io non ricordo se abbiamo fatto tutte. Va bene. Cagate voi, va. Cagate voi. Ma come go! Ma si gode! Bene. Allora, qua l'avevamo preso questo oggettuzzo, però noi controlliamo per il sì e per il no se abbiamo preso tutto, sì. Risaliamo. Risaliamo. Un occhio.
funziona. Poco caraga Honbondo. Ok. Nel frattempo controllo Leila. Che sia tranquilla. Vabbè. Oramai non ha senso. Bene, uno è annato. Bene. Fantastico. E quello è andato pure. Orso dunque, salì uno. Andiamo da questa parte. Allora, c'era un oggetto là sotto, quindi dobbiamo assolutamente prenderlo. Va bene. Non ti basterà, amico, è inutile che ti sei fatta la corazza. Ok. Questo è andato. XZ. Perfetto, perfetto, perfetto. Sto andando indietro così, ok. Allora, prima di andare da quella parte c'era un oggetto qua nella spiaggia che noi prendiamo immediatamente. Ok, uno è annato. Incremento critico. Ok. Bravo, Alfin. Bene. Vogliamo il catto. Vogliamo il catto. Da catto. È il simpatico catto. Ok. Niente catto, ragazzi. Oggi mi sa che siamo catless proprio. Ci hanno preso di sorpresa. È da troppo che non trovo pinguini. Io ti direi sempre di insistere, Vale, perché lo sai quante ne ho fatte io per cercare Nishina e non la trovavo, quindi insistici. Il tuo ultimo villager si fa. Pianura orientale di Atlante. Qua abbiamo preso quello che dovevamo prendere. Oddio. Hai colto il nemico, ok. Si fa niente. Si fa niente. Niente. Ok. 覚悟はいいか?
ma non ti fa niente lo stesso. Mamma mia, che duri. Che duri. Perfetto. Ok. Mi va bene così. 3 sagose e 14 tra le altre cose. Scusate se sono un po' più silenziosa del normale, ragazzi. Non lo faccio apposta, che credetemi. E che sono con l'ascito del mal di testa, perché ho dovuto prendere la mezza bustina. Tanto per cambiare nella mia vita, prendo bustina. Entriamo ad Atlante. Se ce lo permetto. Se ce lo permettono, noi entriamo ad Atlante. Se non ce lo permettono, siamo nella merda. Ah, fuori di culo. Ok. Godo. Godo. Stragodo. No, ora non godo più. Ora non godo più. Ok. Va bene, ci sta bene così. Ce lo facciamo andare bene così. Ma donna, per un cincinin che non mi fa il 14, ma vergogna. Senti, facciamolo sto 14, 2 secondi, va. Facciamo questo livello 14. Bene. Perfetto. Va bene. Va bene. Va bene. Abbiamo tolto poco, però lo stesso. Ok, livello 14 dress. Perfetto. Let's go. Siamo ad Atlante, ragazzi. Allora, questa è Atlante, la città più estesa di tutte le pianure. È un luogo di cultura che accoglie molti eruditi mossi da propositi di studi e ricerca. Ok. Anche tu sei qui per vedere la biblioteca? La grande biblioteca vicina al palazzo custodisce molti libri di valore e altri tomi di notevole rilevanza storica. Prendiamo 70.
Allora, entriamo qui, possiamo? Pernotta, sì. Dormiamo. Ah. Perfetto. Poi Salvega. Acquista. Allora, no, questo niente, se è bottega. Allora, qua c'è una piazza. Voglio studiare senza sosta per dedicare la mia vita alla ricerca. Ehi, guarda qui, per terra ho trovato quest'uovo gigantesco. Non è incredibile? Prendiamolo. Compriamo. Grazie Damigella. Ragazzi, siamo avanti in questo. In questo posto siamo avanti. Tu chi sei? Salve viandante, come posso esserti utile? Allora, sì. C'è Therion al 17, Annit 20 e 22 Ophelia. Niente, però lasciamo così, poi dobbiamo fare proprio un incremento dei livelli. Il pesce si sposa alla perfezione con un buon goccetto, anche gli eruditi cervelloni sono d'accordo con me. Granchio imperiale. Oh, noto un malcelato interesse per la mia ascia. Tu non sei come gli smidollati per le ossa che bazzicano da queste parti. Un'ascia di ferro, non lo so, amico mio. Non lo so. Allora, falcione arcano. Uno e due. Bastone leggero, non la possiamo prendere a nessuno. Scudo tondo o scudo rinforzato. No, tanto vale lo scudo tondo. E glielo equipaggiamo a tressa. Cappello a punta. Tressa ne prende tanti benefici, però Pia non ne usa tantissimo, però forse gli conviene, sì. C'è anche le magie di vento, quindi gli conviene avere anche l'attacco elementale. Cerchietto non mi interessa. Veste di cotone. Ok. Direi che ci siamo. Va bene. Let's go. Qua sotto il che c'è? Una stanza vuota. Ergo, bisogna andare da questa parte. Il palazzo reale si trova a nord di qui. L'avevamo intuito, amico mio. Anzi, se hai qualcosa da vendere, magari. No. Oh, c'è il nostro Cyrus qua davanti, ragazzi. A sud di queste mura sorge il borgo cittadino. Soda. Qualcuno ha rubato un tomo di valore, dal valore inestimabile. Questo spiega la presenza delle guardie. Wow. Questa è la biblioteca reale. Qui sono custoditi molti libri rari e preziosi. È in cerca di un tomo in particolare? Non ce ne sono cose nascoste, vero? Dannati.
No, non ci sono robe nascoste, va bene. Vediamo qui che cosa ci sta. Questa è l'Accademia Reale, il nostro sommo orgoglio. Ricco o povero, chi ha sete di conoscenza è sempre benvenuto qui. Praticamente è un'università. Pietranima della tenebra e univa della vita, vabbè. È una big università questa. È la Madonna. Possiamo parlare con nessuno. Ok. Questa è la presidenza questa. Ok, qua dentro non possiamo fare per ora niente. Andiamo al centro prima di fare qualsiasi altra cosa. La porta del palazzo si trova più a nord. A est si trova l'Accademia Reale, dove vengono plasmate le menti dei più promettenti del paese. Vediamo il palazzo di Atlante. Noi esploriamo tutto prima di parlare con Cyrus. Questo è il palazzo reale di Atlante. Uscendo dal palazzo in direzione est giungerai l'Accademia Reale. La biblioteca si trova a ovest. E la Madonna. Perfetto. Voi non avete visto niente. Che cosa vuoi? Non ho niente per te, te l'assicuro. Scudo elusivo. Lancia d'argento. Arco di pietra e bastone con bambù. Io me li compro tutti questi, sai? Benissimo. Benissimo. Allora, da questa banda che cosa c'è? Wow. Da quest'altra banda che cosa c'è? La sala da pranzo. Hey. Più avanti si trova la sala reale delle udienze, ma sua maestà non accetta visite al momento. Sua maestà ha una visione unica del mondo accademico. Ha fondato l'Accademia e la Biblioteca Reale per garantire l'istruzione a persone di qualsiasi ceto sociale. La batteria chiede pietà, sì ragazzi, perdonatemi, purtroppo ho giocato tantissimo con il Joy-Con, mi sono dimenticata di metterlo sotto carica, quindi fino a quando non si scarica abbiamo questo, se no poi passo all'altro. Anche se suppongo che ci metteremo poco, perché non faremo tantissimo. Ok. Sì, credo di sapere chi ha rubato quel tomo. Forse dovrei fare due chiacchiere con lui. Nient'altro che uno scambio di idee. Il suo nome è Cyrus, ed è un erudito. Questa è la città di Atlante, sorta tra le fertili lande delle pianure. È sede dell'Accademia Reale, dove molti studiosi si adoperano giorno e notte per portare la luce della conoscenza alla famiglia reale e alla nazione intera. Trascorre i giorni nelle silenziose sale della biblioteca, dedicandosi incessantemente alla lettura. E proprio tra quegli scaffali viene a conoscenza di un atroce furto. Convinto che il colpevole sia uno dei suoi colleghi eruditi, Cyrus decide di incontrarlo da solo. Avrà bisogno di saggi alleati per affrontare il destino che lo attende.
Portare Cyrus con te dovrai restare in questa zona fino a quando non avrai completato determinati incarichi. Beh, mi dispiace, devo fare una scelta e la scelta è fatta. Vuoi ascoltare la storia dall'inizio? Ovviamente sì. Nel frattempo bevo. Koko Atrasdam no machi no rekishi wa 200 nen hodo mae ni hajimatta. Kono Orustera taidiku de wa ichio furui buru ni hairu ne. Sonna waga machi to onaji kurai nagai rekishi o motsu machi ga 8 nen mae ni horonda. Sono machi no namae wo oboete iru ka ne? Terezu-kun. はい。焦らなくていい。学ぶための授業なんだから、知らないことは恥ではない。答えは教本に載っている。慌てずに探すといい。はい。 ホルンブルグでしょうか? 正解だ. Vi ricordo, prima di andare avanti, che Visburgo dovrebbe essere la quella che serve, che aveva servito il nostro Olberic. Horenburg wa wasure sarareta kodai shūkyō. Sono shisai de atta ōzoku o chūshin ni sakaeta. 一方、我が町はフラットランドに住む平原民族によって起こされている。当時のフラットランドの部族数は?メアリー殿下、お答えを。はい。8つの部族がいた。そう伝わっています。正解だ。 当時のフラットランドは戦乱の時代だ。 8つの部族が長きにわたり争っていた。 しかし 200年ほど前、 グランポートから侵略を受けた。 当時のグランポートは 大陸中へその領土を広げようとしていた。 皮肉なことに外敵の出現が 敵対していた部族をつなげたのだ。 もうこんな時間か。続きは次回の授業にしよう。教本の第3章から第4章をよく読んでおくように。次の授業で質問するので、その つもりで。はい。 ご教授、ありがとうございました。 先生。 Hai. Professor Albright, un messaggio per lei dalla Biblioteca Reale. Dice che le hanno accordato il permesso di accedere agli archivi speciali. Magnifico, finalmente potrò dare inizio alle mie ricerche. La biblioteca è appena fuori dal palazzo, non c'è tempo da perdere. Vai alla biblioteca, amico! Ora ci andiamo, un attimo. Abbiate pietà di me. Ah,
Sua maestà ha una visione unica del mondo accademico, ha fondato l'Accademia e la Biblioteca Reale per garantire l'istruzione a persone di qualsiasi ceto sociale. Più avanti si trova la sala reale delle udienze, ma Sua maestà non accetta visite at the moment. Ok, noi ricontrolliamo tutto, ragazzi, per sicurezza, che è giusto così. Mi sa che è un provolone lui, comunque. Già da due ragazze, quella che si nasconde e che non si può far vedere. C'è qua gatta Cicova. Beh, che è un bell'uomo, però. Oh, grazie al cielo è ancora qui. Temevo di non trovarla più. Yeah. Cosa posso fare per voi, Vostra Altezza? Se ha un attimo di tempo, vorrei porre una domanda sull'argomento di oggi. Oh. Naturalmente, Vostra Altezza, vi risponderò con estremo piacere. Yorokonde. Dopotutto, il mio ruolo di tutore non è nemmeno non è meno importante delle mie ricerche. Sfortunatamente non ho molto tempo a disposizione. Si tratta di una domanda veloce? Hai? Sì, professore, non la tratterrò a lungo. Vorrei solo sapere qualcosa di più sull'antica religione di Visburgo. Mi dica, quali divinità adoravano? Una domanda molto arguta, Vostra Altezza. Tuttavia, temo che quasi tutti i testi relativi alla natura del culto siano andati bruciati o perduti durante la caduta di Visburgo. Capisco, è un vero peccato. D'altro canto, ho una mia teoria a riguardo. Credo che i reali di Visburgo fossero i custodi di un antico potere. Siamo nel campo delle speculazioni, si intende. La mia teoria si basa sull'eventualità che... Arigatou gozaimasu. Mi spiace di averla trattenuta, professore. Ne discuteremo in un altro momento. Yeah. Con vero piacere, Vostra Altezza. Le domande perspicaci sono indice di una mente brillante e curiosa. E le sue lezioni sulla storia del regno sono estremamente affascinanti per me. Se non approfondisco la conoscenza del passato, come potrò guidare il mio popolo verso un futuro radioso? È una filosofia ammirevole, Vostra Altezza. Gli abitanti di queste terre sono fortunati ad avere una sovrana sana e gentile come voi. E per me è un privilegio potervi offrire i miei modesti servigi. Lei è troppo buono, professor Albright. Sono felice di averla come insegnante. Otto. Oh cielo, si sta facendo tardi. Non dimenticate i compiti per casa, Vostra Altezza. Certo, professore. Oh, ciao Therese. Anche tu hai una domanda per me? Io no, è che... Buona giornata, professore. Therese è cotta di Cyrus, te lo dico io. Proprio a puntino, sulla graticola. La porta del palazzo si trova più a nord, adesso si trova l'Accademia Reale, dove vengono plasmati elementi più promettenti del paese, il bla 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 bla. A sud di queste mura sorge il borgo cittadino. Ci facciamo sempre un giro, Questa è l'Accademia Reale, il nostro sommo orgoglio. Ricco o povero, chi ha sete di conoscenza è sempre il benvenuto qui. Batteria sempre che ci ricorda che qua si scarica. There's nothing in the house. There's nothing in the house. Yeah.
but nothing. È tollo. Oh, c'è un preside. Oh yeah. Il rettore, giusto? Perché è come un'università, quindi il rettore. Cosa c'è questa volta, Cyrus? Secondo me la colpa è del rettore. Mozione di sfiducia. Non vado al borgo cittadino perché tanto. Russell è fragile di costituzione, non so perché abbia accettato un simile rischio. Cyrus da. Buongiorno, mi chiamo Albright, Cyrus Albright. Vorrei consultare gli archivi speciali. Hi. Oh, professor Albright. Oggi sembra più impaziente che mai. Ho sentito che la facoltà ha ricevuto in dono una copia dell'Ordine della Sacra Fiamma, cronache complete. Attendevo con ansia questo momento. Naruhodo. Lei è persino più aggiornato di noi bibliotecari. Metto una firma qui. Ah. Certamente. Ah? Oia. Eh? Qualcosa non va? Lei è considerato il luminare più brillante dell'Accademia Reale. Ma quando parla di libri sembra frastornato come uno scolaretto. La sua osservazione mi coglie alla sprovvista, ma è vero, immagino di essere come un bambino affascinato da un nuovo giocattolo. Mi solletica il solo pensiero di acquisire nuova conoscenza. Naruhodo. Chiaro, l'espressione sul suo volto la dice lunga. Hai. Sembrerebbe tutto in ordine comunque. Si goda la sua ricerca di conoscenza, professore. Arigato. Molte grazie, lo farò senz'altro. È strano, il tomo sembra sparito nel nulla. Che qualcuno l'abbia riposto sullo scaffale sbagliato? Non è neanche qui. Solo pochi eletti hanno accesso agli archivi. Mi sembra improbabile che il libro sia stato preso o rubato. Cyrus-san. Professor Albright, il rettore vorrebbe vederla immediatamente. Ah, proprio ora. Posso chiederle una cortesia? Hai. Di che si tratta? Jitsuha. Il tomo di cui le parlavo poco prima sembra sparito. Potrebbe rintracciarlo? Ore? Sparito? Mi metto subito a cercarlo, professore. Deva. Molte grazie, mia cara. Kabuki è anche molto bello. Cyrus Albright, mairimashita. Hairi tamae. Yobitatete sumanai ne. Per un attimo ho letto il rettore Yevon e stavo per tirare un poco. Detto questo, io prendo le distanze. Si chiama Yevon, ok. Nanda ne.言われましても、お読みになった通りです。論文の内容を言っているのではない。論文に用いた参考文献のことだよ。なぜ引用したのだ。あれらはこの王立学院に秘蔵されたとても貴重な資料だ。 Qualcosa non va. Se la conoscenza è aperta a tutti.
perché non può citare una cosa che ha letto, per quanto fosse negli archivi speciali? Se fosse stato Yevon, il colpevole era lui senza alcun dubbio, ma secondo me è lui. Ascolta me, Xanx, mi puzza tantissimo anche il fatto che se la prenda con lui in questa maniera. Itazura ni hiromete yoi mono dewa nai. Ronbun de happyou suru nado motte no hoka da. Ano shiryou no kachi wa mitomemasu. Dakara koso, motto ouze no gakusha ni. そんなことする必要はない。学院の資料は学院のものだ。しかしそれでは。くどい。これは何を言っても聞いてくれそうもないな。学長は知識を勲章か何か自分の身でめでるものだと。知識は独占してこそ価値がある。そういう考えの方だった。Questa frase mi fa tanto sorridere, ovvero la conoscenza è potere, il potere deve essere accumulato, perché l'ho usata spesso per un mio personaggio, molto spesso. Sirano, non ti voglio, vai via. 申し訳ありません。以後気をつけます。ご用はそれだけですか？ああ、それだけだ。Mamma mia, le botte che ti do. Yvonne. そうそう。書庫の利用時間は限られているのだろう。急いで戻らないと閉まってしまうぞ。やれやれ、嫌がらせのためでもあったのか。はい、では失礼します。È palese che si senta minacciato dalla erudizione di Cyrus. 失礼します。それで。Si tratta del professor Albright, signore. Cosa sta combinando sta stronza? Questa è l'Accademia Reabe. Intanto ti diamo una salvata. Bene. È riuscita a trovare il tomo? それが... Temo di no. Che disdetta. L'unica conclusione plausibile è che sia stato trafugato. そんな... Professore, quei documenti sono destinati alla consultazione, non possono lasciare gli archivi. Teniamo traccia di chiunque entri o esca e l'accesso è strettamente riservato. È altamente improbabile qualcuno possa averlo rubato. Una cripta impenetrabile e un tomo scomparso. Sembra che abbiamo fra le mani un vero mistero. E i misteri del mondo attendono solo di essere risolti. O almeno credo, da buon erudito. Lei non è d'accordo? Se di furto si tratta, suggerirei di affidare le indagini alle guardie del palazzo. Ma immagino lei non sia intenzionata ad arrendersi prima di aver chiuso il caso.
Può dirlo forte. È un'abitudine di vecchia data. Quando mi imbatto in un enigma, non ho pace fin quando non riesco a trovare una soluzione. Beh, lungi da me intralciare il suo lavoro. Essere un genio ha i suoi lati negativi. L'ho già sentito dire e non intendo negarlo. Non si preoccupi, ritroverò quel tomo in un batter d'occhio. Hai. Grazie allora. Buona fortuna per le sue ricerche. Sate. A quanto pare è ora di indagare. Allora, da dove potrei iniziare le ricerche? Forse dovrei chiedere a Mercedes dove si trovano le chiavi della biblioteca. La guardia all'ingresso principale dovrà pur sapere che è entrato nella biblioteca e lo stesso vale per i miei colleghi eruditi. E se questo è il caso, forse dovrei fare due chiacchiere con il rettore. Azione di viaggio di Cyrus. Cyrus può valutare le persone per dedurre nuove informazioni. Vado. Allora, vediamo. Testimonianza. Ovvio che ho una chiave degli archivi. E no, non ero appisolato, stavo solo riposando gli occhi. Ad ogni modo, dove sarebbe il problema? Che razza di stupido ruberebbe un tomo di nessun valore? Davvero interessante. Hai tenuto nuova informazione. Ok. Valutiamo. Età 30, testimonianza, la chiave degli archivi? Oh, io non ce l'ho, ma non mi sorprende che qualcuno abbia rubato un tomo considerando il loro valore. Anch'io ho parecchi debiti di gioco, quindi comprendo la tentazione. La situazione di Russell. Allora, vediamo. Età 21, testimonianza, solo il rettore Yvonne e la guardia all'ingresso hanno una chiave degli archivi della biblioteca. Davvero interessante! Non l'avrei mai detto che il rettore avesse una chiave e che potesse aver rubato quel tomo. Non l'ho detto io a inizio partita qui. Ovviamente no, ragazzi. Io non mi sono permessa! Di insinuare che il rettore... che gode delle disgrazie altrui avesse rubato la chiave, comunque avesse rubato questo tomo per mettere i bastoni tra le ruote specialmente a Cyrus. Sono uno Sherlock e nessuno lo sa. Allora, let's fucking go. Or dunque, io sempre entro da tutte le parti, ragazzi, per sicurezza. Età 58, testimonianza. Sei perfettamente consapevole che possiedo una chiave degli archivi speciali, ma non sarei mai così idiota da lasciarla cadere nelle mani sbagliate. Ad ogni modo, è da tempo che non ho motivo di consultare quei vecchi tomi. Queste dovrebbero essere tutte le informazioni necessarie a risolvere il caso. Chi possiede la chiave degli archivi? Il rettore e la guardia. Soda. Ma certo, ora tutto quadra. Solo il rettore e la guardia possiedono le chiavi degli archivi. A chi appartiene la chiave usata per aprire gli archivi? Alla guardia, quella del rettore abbiamo detto che è impolverata. La chiave del rettore è custodita nel suo ufficio. Inoltre, lui non ha messo piede negli archivi per tutta la giornata.
D'altro canto, la guardia ha manifestato comportamenti sospetti, giungendo persino ad addormentarsi durante il turno. Sarebbe fin troppo semplice sottrarre la sua copia della chiave. Un attimo, e se il responsabile fosse proprio la guardia? No, appunto. Io. No, non avrebbe un valido movente. Deve essere qualcuno che conosce il vero valore dei volumi custoditi negli archivi. In altre parole, il colpevole è quasi certamente un erudito. C'era questo qua che aveva i debiti fino all'osso del collo. E a maggior ragione qualcuno che abbia accumulato un enorme debito di gioco. Quindi il colpevole non può essere altri che... Russell. Russell l'erudito. Sì, direi che è una logica inattaccabile. Sate. Ora non resta che trovare Russell e costringerlo a confessare i suoi crimini. Pare che al momento svolga le sue ricerche nel sottosuolo. Allora ragazzi, 10-10. Forse è tempo che anch'io torni a compiere ricerche sul campo. Nel frattempo che qua finisce Cyrus. 10-10, che sì, magari l'ha rubato Russell. E così ho assunto l'impegno di andare su questo erudito sospetto. Puoi venire con me, vero? Neanche tu sai resistere al richiamo della curiosità. Ma i miei misteri esistono. I misteri esistono solo per essere risolti. È importante tenerlo sempre a mente. Ah, ecco che ricomincio. Dovrei arginare i miei sproloqui se vuoi salve le orecchie. Ad ogni modo ti ringrazio per la disponibilità. Ora è tempo di mettersi all'opera. Scommetto che Russell si trova di sotto nel suo laboratorio. E abbiamo Cyrus. Noi ragazzi ci fermeremo qui. Però dicevo, secondo me, sì. Magari è stato Russell a prendere la chiave della guardia mentre stava dormendo e a rubare questo tomo. Secondo me però non l'ha fatto per venderlo e ottenere i soldi, perché obiettivamente sono pochi quelli che conoscono appunto il valore di un tomo, l'hanno appena detto. Secondo me è stato un patto con il rettore. Tu mi vai a prendere questa cosa, io te la pago profumatamente, così tutti i tuoi debiti finiscono. Vediamo se ci ho preso, eh? Io nel frattempo volevo andare a comprare qualche arma. Volevo andare a comprare qualche arma. Dove sono le armi? Questi sono gli oggetti. Dove sono le armi? Acquista per il nostro amico. Oh, oh. Mi sa che il bastone di quercia è meglio, per quanto la schivata gli aumenti con il bastone di quarzo. Veste di cotone, gliela compriamo instant. Allora, fatto queste compere, ora controlliamo meglio l'equipaggiamento prima di salutarci davanti al punto di salvataggio lì dentro. Allora, let's see, equipaggiamento. Lei va bene così. Mi sta bene così, giubba rinforzata, va bene. No, quello del cosa PV Max, no, vabbè, lei va bene così.
Sciolgo la piuma, la gran spada, la precisione diminuisce di troppo per quanto mi riguarda, quindi no. Allora, falcione arcano a lui interessa veramente poco, mentre la lancia d'argento fa i danni, the big damage, e quindi noi teniamo i big damage con lui. Scusate, non ho controllato tutto. Non mi piace che gli diminuisce la cosa fisica, quindi andiamo avanti. Va bene così. Orecchino critico. E orecchino protettivo, vabbè. Precisione gli diminuisce l'accetta arcana. No, va bene, l'ascia di ferro. Scudo elusivo non serve a nulla. Il copricapo sta bene. Completo oscuro mi pare che gli stia pure bene, perché difesa fisica e schivata gli diminuisce. Sì. Orecchino stimolante, PA massimi e velocità, va bene. Allora, lui il bastone di quercia, abbiamo detto che va bene così. Scudi, brocchiere, gli metterei questo, scudo elusivo, guarda che figo. Cappella a punta mi sta bene. Allora, lui l'attacco elementale, abbiamo capito che è un attacco elementale, quindi glielo lasciamo. Gli mettiamo una cosa per schivare, così è. E velocità, dai. Va bene, quindi salviamo, ragazzi, e noi con questa ricerca di questo importante tomo ci vediamo sabato prossimo. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, ringrazio anche il mio Joy-Con che ha retto tutta la live bestemmiando che la batteria scarica, almeno quello. E quindi noi ci vediamo venerdì prossimo alle 21:30 o anche alle 21, vediamo, perché venerdì prossimo sarò a casa, ragazzi, dipende un po' com'è la situazione. Ci vediamo sempre con Digimon Survive, mentre con Octopath Traveler prossimo sabato alle 16:30. Fate una buona serata, passate un buon fine settimana, baci bacetti, vi voglio bene, e niente. E siamo qua. Un bacione, ciucciucs!